varie manovre che abbiamo fatto, più i tagli comunque previsti dal bilancio commissariale, un probabile rientro che ovviamente dai cittadini locali non può farsi che piacere, però va anche spiegato perché altrimenti se i cittadini si domandano se questa amministrazione ha avuto la bacchetta magica, bisogna dire no, bisogna dire che la bacchetta magica, che dopo di bacchetta magica non si tratta, c'è stata qualche chilometro più giù di lavorare nello specifico a Roma con determinate scelte che sono state portate avanti. E spero che questi soldi, come ho avuto modo di dire anche in quell'intervista, vadano già dall'anno prossimo magari su interventi mirati, numericamente magari pochi, che però possono essere incisivi. Ancora in campagna elettorale nostra, penso che sia un discorso da cittadini condivisibile a 360 gradi. Avevamo portato avanti in primis il problema delle fognature, perché tutti, e lo ribadiamo in quasi ogni consiglio comunale, abbiamo purtroppo memoria di quello che è successo un anno fa e di quello che potrebbe comunque riaccadere anche ai giorni nostri, a partire già da quest'anno, ma anche, spero di no, anche dall'anno prossimo. Quindi speriamo che anche in quel settore possano esserci comunque degli stanziamenti degni a risolvere la situazione o quantomeno iniziare a dare un segnale. Ancora in occasione del bilancio del Consiglio Comunale di Insediamento, mi sembra, avevamo detto che come gruppo ci saremmo astenuti da qualunque tipo di percorso che avrebbe fatto questo bilancio fino all'arrivo del bilancio di previsione, perché come noi siamo subentrati al bilancio di ieri, quindi è un bilancio non nostro, anche voi comunque siete subentrati a un bilancio commissariale, quindi non è un previsionale vostro, quindi in coerenza con quello che avevamo detto al momento dell'insediamento proseguiremo con questo di astensione anche in questa occasione, sperando appunto che lo sperato rientro del patto di stabilità, è anche probabile a questo punto, possa effettivamente servire per dare un'impronta di questa amministrazione e di questa giunta che finora non è stata data. Mi sembra che ci sia stato solo un portare avanti quanto il commissario aveva deciso, incidendo anche sul bilancio gran poco, perché al di là di queste modifiche che derivano totalmente proprio da un ingresso di quei 200.000 euro circa che si potevano prevedere come no, ma per il resto di concreto mi sembra sia stato fatto veramente poco. Spero che il bilancio di previsione che farete voi diventi il vero momento nel quale potrete effettivamente dare prova, uno, del rispetto del programma elettorale e due, anche di quanto questa amministrazione vuole fare per allogare i prossimi anni. Mi fa piacere invece che nel documento che è stato consegnato questa mattina, al di là di tutto il resto avremo anche modo di discuterne successivamente, per quanto riguarda l'esercizio 2010, quindi la gestione nostra, senza andare a leggere nello specifico, comunque si è precisato che tutto quello che c'era da fare a livello di sanzioni inerenti al patto di stabilità o comunque la gestione economica per quanto ci riguarda sia stato, leggo qua, puntualmente applicato tutto quello che c'era da applicare. Questa penso che sia una cosa che comunque, almeno per quanto riguarda il 2010, sia stata un'altra positiva e che deve diventare comunque anche un modo di operare, come penso sia stato anche per questo 2011. Ci aspettiamo effettivamente un impulso maggiore per quanto concernerà il 2012. Attualmente ci stiamo preoccupando appunto di rientrare nel patto di stabilità perché è la priorità, però il 2012, come dicevo prima, anche il sindaco deve diventare, pur con le ristrettezze economiche, perché sappiamo che ci saranno, perché non ci saranno i fiumi di soldi, però effettivamente per fare la vera programmazione. Logara purtroppo nel mandato, quello precedente rispetto a quando eravamo in maggioranza noi, ma anche tornando indietro di tanti altri anni, si sta portando dietro purtroppo dei problemi che ci mettono come fanalino di coda della bassa veronese, ma soprattutto anche della stessa provincia di Verona, considerandola globalmente. Credo che Logara possa avere e deve avere potenzialità per recuperare questo limite che comunque si porta sul propone, come si suol dire, e perciò aspettiamo tutti i segnali che vorrete dare. Una cosa molto importante è l'aspetto anche sociale. Come era stato detto, quei pochi lari che avete avuto sono serviti anche per dare una mano in quell'aspetto. Sentiamo i chiari di luna comunque che si preannunciano anche per l'anno prossimo, li abbiamo sentiti su tutti i telegiornali negli ultimi giorni, perciò spero e mi auguro, insomma, sono anche abbastanza convinto che eventuali disponibilità maggiori a livello economico possano effettivamente ricoprire quei buchi a livello di bilancio che hanno anche interessato per il 2011 l'aspetto sociale, perché ci sono parecchie proprio miserie a livello sociale, non solo economiche, perché dalle difficoltà economiche dopo si instaura purtroppo un circolo
abbastanza difficile a livello proprio totalmente sociale che riguarda la persona a 360 gradi e mi auguro che riuscirete a dare risposte anche in questo aspetto. Su questo punto mi sembra che da questa proposta di delibera si possano delineare alcuni aspetti. Il primo aspetto è quello, l'interpretazione personale, l'aspirazione per quanto riguarda l'entro del patto di stabilità, come hai già accennato tu sindaco, giustamente e correttamente, mi sembra possa essere delineato attraverso tre punti fondamentali. Il primo punto è un punto che è già stato, avevo anche scritto in delibera, ed è il decreto legislativo 149 del 2011, cosiddetto denominato meccanismi sanzionatori e premiali relativi alla regione e provincia, lo sto a leggere tutto il punto, dove dice che imposta un nuovo limite massimo, quindi limite massimo della decontazione del fondo di equilibrio per mancato rispetto al patto di stabilità del 2010 pari al 3% delle entrate correnti registrate nell'ultimo bilancio consuntivo. Quindi da questo punto di vista le condizioni che erano presenti nell'anno 2010 quando noi amministravamo, vi ricordo, abbiamo fatto una manovra pari a 600.000 euro circa per poter rientrare nel patto di stabilità, grazie insomma anche al consiglio che abbiamo avuto da parte dei tecnici che logicamente curavano nello specifico questo aspetto, e quindi abbiamo fatto una manovra diciamo così di peso dal punto di vista economico molto più importante rispetto alle manovre che sono state fatte successivamente. Purtroppo la condizione temporale e anche la condizione politica non ha permesso il rientro del patto di stabilità, quindi sfido qualsiasi amministrazione da questo punto di vista nel 2010 ancora a tentare dal patto di stabilità. Il secondo punto, quindi il primo punto è fondamentale per poter capire il rientro del patto di stabilità, sono cambiati fondamentalmente i parametri esistenti nel 2010 e nel 2011 sono diversi rispetto a quelli del 2010. Il secondo punto che giustifica il rientro dal patto di stabilità, penso anche, vabbè, ci sarà la giustificazione in marzo, mi sembra, a parte il riso dei conti, se non erro. È in marzo la certificazione di... Sì, ma i dati si saranno a fine anno già. Sì, già a fine anno. C'è una certificazione che non è stata in marzo, ma i primi giorni che c'è stata in minoranza, un flamico, se ne va a sforamento e parte di stabilità. Lo sentisco dopo gli altri, no? Sforamento l'avete saputo voi quando vi siete insediati, prima che non ricordo. Sì, no, non mi ricordo quando serve sentire i miei banchi. Lo sapevamo già. Lo sapevamo già. Lo sapevamo già. Lo sapevamo già. Sì, no. Vabbè, il secondo punto è una maggiore entrata di 100, leggo quello che è la proposta di delibera, è stata registrata una maggiore entrata complessiva pari a 199.516,46, dove nelle descrizioni si vede anche somme ben superiori agli stanziamenti di bilancio. Quindi questo è il secondo punto fondamentale che ha determinato, che determinerà quasi sicuramente, spero, ma comunque penso sono i dati siano quasi certi, il rientro del patto di stabilità, che è una cosa sicuramente positiva. Sicuramente dall'anno prossimo ci sarà insomma anche quella che è una programmazione economica e da questo punto di vista strutturale di quelli che possono essere i successivi anni. Il terzo punto, secondo me, importante è anche quello che è stato definito dal commissario,
quindi le successive deliberazioni e le variazioni che sono state fatte in modo, diciamo così, preponderante da parte del commissario. La deliberazione del commissario ordinario numero 44 del 12.0.2013. Poi io mi sono segnato un po' di domande che vorrei eventualmente ci fosse data risposta da parte degli assessorati di competenza o da parte dei tecnici, e adesso cercherò un po' di delucidarle. Ho visto che è stato incrementato il fondo di riserva di 5.600 euro, da questo punto di vista insomma penso sia stato anche un atto dovuto perché era talmente risicato che questa come scusa? Ah, sto dicendo che visto che avete preso atto che è stato aumentato di 5.000 euro. È stato diminuito da parte della nostra amministrazione per, quello che, per quelli che erano le vostre esigenze, quindi sono soldi che avete utilizzato voi, se non sbaglio, no? Sì, sì, bene. No, mi sembra che da farli ora, logicamente, mi dite domande, no? Dai, prego il consigliere Costantini di non interrompere. No, 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 non stai niente qui. No, mi lava l'onga, fa niente. Poi un punto che diciamo non ho ben capito riguarda sempre alla prima pagina dove si dice visti i prospetti contabili che evidenziano gli attuali saldi di competenza mista in riferimento all'obiettivo del patto di stabilità del 2012 e mette inserisce una frase che qua riesco a comprendere, ai soli fini dimostrativi e semplificativi per la parte corrente del bilancio sono considerati momentaneamente gli stanziamenti di bilancio e non gli accertamenti impegni a fine di neutralizzare gli eventuali sfasamenti nella tempistica della registrazione degli accertamenti impegni. Cioè, cosa significa questa... Non lo so perché ha fatto tutto il commissario. Questa frase... Non so niente. Ma porti il titolo, stai portando di come. Cioè qua si parla di accertamenti e impegni da una parte e di eventuali eventuali sfasamenti dall'altra. Però venga qua dentro, perché, vicino. No, se posso parlare. Perché il saldo finanziario, ai fini del patto di stabilità, viene calcolato secondo il criterio della competenza mista, che significa perché per la parte in conto capitale si prendono pagamenti e incassi, no? Ma per la parte, già, cioè, per la parte certamente stai parlando della nostra. Per la parte corrente si prendono gli accertamenti e gli impegni. In questo caso qua i prospetti che sono stati messi nella cartellina a cui si fa riferimento, per semplificare vengono presi gli stanziamenti, perché... Quindi cioè, non sono accertati? No, sono stanziamenti, che è diverso dall'accertamento. Si presuppone che a fine anno quegli stanziamenti diventeranno tutti accertamenti, così come gli stanziamenti di spesa diventeranno tutti impegni di spesa. L'importante comunque è che ci sia un equilibrio, e semplicemente per dare una visione semplificata, in quanto nella fase, cioè durante l'anno di solito si ha uno sfasamento, perché gli impegni di solito vengono registrati prima rispetto agli accertamenti in entrata. Per cui se io mettessi, così come avviene per esempio quando approvate il monitoraggio, quello formale, semestrale, vedete che il saldo è molto più negativo, perché c'è il discorso di questo sfasamento temporaneo, che comunque tende sempre più a neutralizzarsi man mano che si arriva a fine anno. E dopo a fine anno si rileveranno, secondo la legge, gli accertamenti e gli impegni. Okay. L'importante comunque è che ci sia un controllo sugli stanziamenti e che si mantenga in equilibrio, ma nella variazione non vengono segnalate. No, sai perché Maurizio mi sono permesso, praticamente tu hai insomma competenze su
sicuramente il grado insomma, più elevato di quelle che sono le mie in questo ambito, perché io ho dato una letta anche a quello che mi è stato fornito oggi dal sindaco per la trasmissione della parte della fonte dei conti e passo un'ora per leggerla, però dovrei fare il corso più di un'ora per entrare infinitamente nei tempi. Ed è effettivamente un documento abbastanza forte da questo punto di vista. Poi per quanto riguarda, ho sottolineato quello che diceva anche prima Simone, un punto che riguarda proprio diciamo, l'ambito amministrativo del seppur breve periodo di amministrazione che abbiamo avuto noi, dove dice, e questo quindi mi rafforza da questo punto di vista, anche sui consigli che ci sono stati dati da parte dei tecnici, dove dice che per un ego preciso è altresì l'amministrazione di aver osservato nel bilancio 2010 tutti i divieti e sanzioni previste per lo sforamento nell'esercizio precedente che sono state puntualmente applicate. Quindi da questo punto di vista sì, è vero che la nostra amministrazione ha sforato il patto di stabilità di 960.000 euro, penso che se si tiene un bambino di 5 anni possa ben comprendere che, questo sforamento comunque con una manovra di 600.000 euro, che è una manovra abbastanza corposa, a mio giudizio era insindacabile, non potevano esserci soluzioni da questo punto di vista diverse, anche ripeto consigliati insomma dei tecnici cioè è difficile una via diversa rispetto a quella che è stata una situazione non comparabile, nel senso che non sono confrontabili, sono diverse, sì, sono cambiati i parametri, no, sto dicendo io non sono un tecnico, però mi sembra tutto tentato. Quando deriva il 31 di dicembre, punto a capo. Parti da zero. Quindi dite dovresti arrivare a zero. Chiaro? È così però. No, bisogna raggiungere l'obiettivo. Sì. Però non è che tu se Olivier ha sforato di 380.000 te che da catarli su per strada. Quella è una cosa che ti comporta alcune conseguenze. Nel vostro caso, vabbè, voi avete avuto una gestione mista in parte Olivieri, ma nel vostro caso voi partivate da meno 50, la multa era quella, appunto. Quindi da questo punto di vista non era un'operazione stratosferica. Scusa, quella di 50.000 euro fatto... No, recuperare 50.000 euro. Quello che ci dovremmo domandare, chiedo alcune risposte mie, ma siccome per amministrare per chi? Sì, non fa bene. Perché quello che io, se tu parti da meno 50, perché ora parti da meno 50, e fai una manovra da 600 di entrate per sfori da 200, c'è qualche problema, no? Stiamo sforando 260.000. Allora, ripeti, parti da meno 50, recuperi 600, quindi sei a 550 più. Sono partito a sforamento 380.000 euro? No! Parti da 50.000 meno, perché i 380 era ai fini del patto, ma dal punto di vista della multa, anche se partiva da 50. Sì, vabbè, la multa in quell'anno lì... Ma no, da 600, quindi era 550 più... La multa in quell'anno lì era pari a... 50.000. Se non era sforato, 960.000 euro meno. È qualcosa che non quadro, no? Perché io ho una mia idea. Ma io ho un'idea, allora non è sempre così, è vero che noi non siamo quelli che hanno la partita magica, ma neanche a buttarla lì per partire dalla caccata. No, ma non la sto buttando lì, la sindaca, non la sto buttando lì, io sto dicendo che come motivazione, allora diciamo che alcune condizioni ci sono state,
Noi le abbiamo accolte tutte, siamo stati bravi a coglierle tutte, che noi non mi ha fatto la magia. Ma non è che accogliere, in realtà, da questo punto di vista qua, cioè se il decreto legislativo del 2011 ti dice che i meccanismi sanzionatori sono cambiati, noi che cogliamo la posizione che non è soggettiva, è oggettiva, cioè punto. Ma è oggettiva altrettanto che la condizione che mi ha lasciato Olivieri era almeno 50, punto. Vabbè, ma adesso può partire dal meno 147, è arrivata oggi la 100, sì, ma ti ricevo anche, anche una maggiore tratta complessiva pari ad euro 140, ma non ho dubbio che il governo le chiede sto basando su quello che c'è scritto qua, sì, sto decreto legislativo, ma c'è le maggiori entrate, io non sto dicendo che non è bene e che voi diciamo così siate rientrati o stiate rientrando dal patto di stabilità, non sto dicendo questo, perché sicuramente è una cosa positiva, sto dicendo che le condizioni strutturali del 2010 erano diverse rispetto alle condizioni che vi trovate voi ora nel 2011, sto dicendo questo, dopo tutto il discorso tecnico, logicamente lo conosce meglio Maurizio e gli altri tecnici. Ma perlomeno le condizioni favorevoli siamo stati capaci di cogliere. Ci stai fortunato. Cosa che non abbiamo avuto noi nel 2010. A parte questa, vado avanti nel mio, quelle che sono le mie richieste. Allora, ho visto l'allegato del parere favorevole espresso dalla revisione dei conti, anche qua mi pare che si stanno andati con un fascio di comunicazione, 23 novembre 2011. Dopo della data del 22 dove arriva la verifica sul bilancio, la situazione si è stata, ma dove è subito? Mi era stata mandata già una forza direttamente. Cioè va mandata fax già dopo della adesso non ricordo, comunque lei dice. Non so, io leggo qua, la data 29 novembre 2011, revisione dei conti, dove ti dice che progetto assestamento generale di bilancio di destinazione avanzo della gestione l'anno 2011 giorno eccetera e chi esprime parere favorevole il giorno dopo subito il giorno dopo e non ce l'avevamo già a proprietà poi un altro punto, il punto relativo al dove c'è la delibera, il punto 6, non so se avete la copia, sono una copia. A fine rispetto al patto di stabilità dice contenimento della spesa corrente, monitorare e accelerare tutte le procedure di accertamento e discussione delle entrate, procedere al pagamento di spese conto capitale per almeno 30.000 euro, cioè lo simile questo. Procedere al pagamento di spese in conto capitale per almeno 30.000 euro. Cosa significa? Prego, mi sono. Certo. Sto parlando di tutto. Ho risposto che prima, scusa, è stato benissimo, prego. Significa che dal prospetto allegato del patto dopo la manovra si vede questo qua. Quello che alla fine conclude con una differenza rispetto all'obiettivo di 24.000 euro. Sì. Giusto? Quindi dopo nella delibera è scritto anche che considerato che si prevede entro l'anno la riscossione in conto capitale di 54.000 euro derivanti dalla vendita di un tratto di strada. Dov'è questo punto? Quindi nella premessa. Insomma, praticamente entrando questi 54.000 euro, la differenza diventa positiva per circa 30.000.
Sì, quindi andremo oltre l'obiettivo per circa 30.000, per cui l'amministrazione dice agli uffici: per il momento potete pagare per almeno 30.000, perché anche se pagate massimo arriviamo a zero. No, perché qui c'è scritto. Così non ci teniamo residui per... Cioè, come fanno scritto, c'è il pagamento di spese con il capitale... Giusto, no, adesso, scusami. Cioè, praticamente, la quota è sempre quota zero, no? Bisogna anche che arriviamo a fondi. Se andiamo a superarla, andiamo a pagare i fornitori che abbiamo in reparto. Capito? Perché sennò tenderesti ad avere un surplus, non sarebbe digerito nemmeno questo la... differenza pre e post,
Quindi diciamo che la differenza è data da una maggiore entrata tributaria, giusto?